uno dei bisogni della vita di Franco Modigliani. Andiamo ad analizzare in questo video un altro economista, questa volta di natali nostrani, nel senso che Franco Modigliani, come anche il nome suggerisce, è nato a Roma e poi ha vissuto negli Stati Uniti, dove ha anche preso la cittadinanza. È nato nei primi del Novecento, quindi ci avviciniamo sempre più verso la contemporaneità delle persone, dei grandi studiosi che andremo ad analizzare. Franco Modigliani è stato un grande per tantissimi motivi. Ma andiamo ad analizzare il ciclo della vita dei bisogni, che è quello che diciamo un po' più utile per la nostra ricostruzione economica e psicologica dell'atteggiamento dell'individuo nei confronti del panorama economico. Anche in questo caso troverete una breve dispensa fatta di slide e piccoli contenuti proprio per avere, a scopo per amor di chiarezza, dei piccoli concetti che vi possano far identificare sia l'economista sia in modo molto semplice anche un po' tutto il grande apporto che ha dato al settore. Procediamo quindi analizzando un po' quello che secondo Modigliani è appunto la vita dell'individuo. Lui brevemente la struttura in tre fasi, due fasi che di loro non sono autonome, perché il soggetto, per un motivo o per un altro, non ha una grande capacità di produzione del reddito. E la parte centrale, quindi la seconda fase della vita, che è quella in cui l'uomo, diciamo, determina se stesso e determina anche la fase successiva della sua vita. Procediamo con ordine, così non rischiamo di far confusione. Partiamo dalla prima fase della vita di un individuo. Un individuo viene al mondo, nasce, è incapace di provvedere a se stesso e lo diventa quando viene immesso nel mondo del lavoro. Ora, quindi, questa tutta prima fase, che cambia cronologicamente in base all'epoca storica che si sta vivendo, ha delle caratteristiche di carenza di autosufficienza. Proprio perché il bambino viene cresciuto dalla propria famiglia, quindi non ha il peso di dover provvedere a se stesso e cresce, a seconda appunto delle disponibilità economiche della sua famiglia, con un determinato stile di vita. Nel momento in cui approda al mondo del lavoro, quindi ha bisogno di essere autosufficiente, deve sviluppare una capacità alla produzione del reddito tale, innanzitutto, da mantenere lo stile di vita che aveva nella fase precedente e in determinati casi ovviamente avrà anche la volontà di accrescerlo. Questo perché? Perché ciascuno di noi ha la propensione comunque, come dicevamo nel video precedente parlando di Keynes, a non tornare indietro nella propria situazione economica. E questo fa parte proprio di un retaggio psicologico che ci portiamo veramente dalla preistoria. La sopravvivenza deve essere garantita. E a quel punto io creerò tutta una serie di sovrastrutture affinché io possa soddisfare i miei bisogni essenziali, che per adesso chiamiamo essenziali. Poi nel prossimo video, con la presentazione del prossimo protagonista del nostro percorso, andremo a correggere un po' come definizione. Quindi andiamo a soddisfare i nostri bisogni essenziali. Questi bisogni essenziali richiedono una produzione di reddito e noi ci impegniamo affinché questa produzione sia abbastanza capiente da soddisfare i nostri bisogni essenziali, ma anche di andare a soddisfare dei bisogni aggiuntivi. Di conseguenza, nella fase in cui io sono autonomo, quindi devo produrre il mio reddito, io dovrò produrre il reddito non solo per garantirmi una stabilità di vita, ma anche per provvedere ad una fase della mia vita in cui quella stabilità verrà minata da tutta una serie di presupposti. Uno, diminuisce la mia capacità di produzione del reddito a livello fisico. Due, diminuisce la capacità di reddito perché magari proprio non lavoro più, perché una determinata funzione non posso svolgerla per più di un tot di anni.
Ecco, per venir meno, cioè per fare ammenda a questa situazione che si viene a creare, cosa accade? L'uomo cerca di produrre di più di quanto gli occorra. Ritorniamo un po' al concetto del risparmio. Quindi, cosa fa l'individuo? Risparmia in vista di un momento, di una fase della sua vita in cui non potrà permettersi di provvedere a se stesso con gli strumenti che sta adoperando oggi. Quindi abbiamo la prima fase in cui non produce reddito, quindi diciamo in debito col mondo dell'economia, la seconda fase in cui è grande e forte e produrrà reddito per mantenere il suo stile di vita, magari anche per aumentarlo, ma soprattutto per prendersi cura del suo sé futuro che non sarà più in grado di far fronte a quelle fatiche, a quelle responsabilità che sta conducendo in un momento pieno della propria esistenza. Questo in sintesi è il ciclo dei bisogni di Modigliani, molto in sintesi. Trovate appunto un piccolo approfondimento nelle slide, ma sicuramente approfondire il tema, oltre ad essere affascinante, è sicuramente utile. Per quanto ci riguarda, ai fini della nostra indagine, del nostro itinerario, questo è quello che occorre sapere. Cosa dobbiamo trarre da questa mini conversazione sul ciclo di vita dei bisogni di Modigliani. Beh, che ognuno di noi dovrebbe avere questo approccio analitico. Non sempre, quando siamo nel pieno delle nostre forze, pensiamo a noi stessi come un qualcosa che nel futuro possa proiettarsi in modo più indifeso, più fragile. E questo è invece molto, molto, molto importante. Ribadisco questo concetto, vi invito a riflettere molto accuratamente su questa analisi che fa Modigliani. Perché se da una parte, questo ve lo dico io prima che ve lo dicano gli altri, Modigliani è stato molto contestato perché nel tirar su tutto il suo sistema di analisi ha fatto riferimento a dei parametri che non sono verificabili, proprio perché questi parametri rendono l'individuo un soggetto veramente estremamente razionale e nella vita si sa che razionali lo siamo ben poco. Affronteremo, come vi ho già anticipato, questo aspetto molto accuratamente, ma la cosa importante è che sappiate che Modigliani, così come Keynes, hanno approvazione, ma hanno anche disapprovazione per tante peculiarità della loro disciplina. Modigliani sicuramente è stato molto superato oggi proprio perché partiva da dei presupposti astratti, ma questa è anche una caratteristica in generale degli economisti. Gli economisti osservano la realtà, la analizzano dovendo partire da degli assunti. Questi assunti, nella loro concezione, devono essere razionali, altrimenti non si potrebbe spiegare il sistema. Col senno di poi si è dimostrato come anche in certe epoche quasi così sorprendentemente si intuiva che invece c'era qualcos'altro a tenere sotto controllo, ossia che l'uomo di razionale ha veramente ben poco. Quindi di Modigliani noi ci portiamo un po' la tripartizione della vita, la prima dove purtroppo o per fortuna da una parte non abbiamo capacità di autosufficienza, quindi di azione per quanto riguarda la nostra interazione nel mondo economico, la seconda fase che è quella più delicata e più importante, e la terza quella appunto in cui noi stessi avremo provveduto al nostro futuro. La parte centrale della vita, quindi questa seconda fase, è la parte che noi andremo a analizzare molto nello specifico perché è proprio il cuore della nostra relazione col mondo circostante, col mondo economico, con le dinamiche attuali e con gli strumenti che il contesto ci mette a disposizione. Quindi, fatta questa piccola premessa su Modigliani, andatelo a approfondire nel file. Se vi fa piacere, acquistate anche il libro, dove anche in quel caso è trattato, ovviamente, e focalizzatevi sulla fase centrale della vita. A prescindere che voi ne abbiate 30 di anni o ne abbiate 50, siete perfettamente nella fascia centrale. Quindi vi lascio questo piccolo compitino e ci vediamo molto molto presto.
Thank you.